Siamo qua in Piazza della Vittoria per 3 giorni di iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori e all'oncologia, alla sensibilizzazione, al coinvolgimento della cittadinanza in un percorso di crescita anche culturale rispetto a questo tema. Lei, dottore, introdurrà e presenterà questa iniziativa oggi pomeriggio, un'anticipazione del suo intervento. Guardi, l'oncologia non si occupa solamente di curare i tumori. Noi, come singoli oncologi e come associazione, l'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, ci vogliamo occupare anche di prevenire i tumori. Per troppo tempo si è parlato troppo poco di questo aspetto. Eravamo un po' fermi alle grandi battaglie contro il fumo degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Adesso abbiamo capito che ci sono tanti altri modi per incidere sulla prevenzione dei tumori. Primo, lo stile di vita, che poi sarà il principale argomento di queste giornate, non solo per me, ma anche per gli altri relatori, perché ormai sappiamo che un'adeguata alimentazione e un'attività fisica adeguata, mezz'ora di camminata a passo veloce tutti i giorni, sono in grado di prevenire i tumori, non solo, sono in grado di prevenire le recidive dei tumori che sono stati operati. È molto importante. Poi ci sono tanti, tanti altri aspetti che spaziano dalla necessità di moderare l'uso dell'alcol alla opportunità per alcune persone di avere dei test genetici sulla predisposizione ai tumori. Ovviamente sono test da maneggiare con cura, il medico che deve indirizzare al genetista perché questi siano cercati in casi particolari. Quindi un settore veramente molto ampio a cui ci si dedica gran parte, a cui si dedica gran parte della medicina. Ecco, quindi possiamo dire che sicuramente è un insegnamento che i cittadini che volessero venire qua in Piazza della Vittoria in questi 3 giorni a assistere alle iniziative è certamente quello che la medicina ha un ruolo importante nel combattere i tumori, ma anche noi lo abbiamo con piccoli e semplici gesti quotidiani. Sì, è vero, e noi mettiamo a disposizione alcune informazioni, sia sotto forma di un opuscolo che qua viene distribuito, che sotto forma di informazioni ottenibili sul sito dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Di questo voglio anche parlare, perché la rete è piena di bufale intorno a questo problema. Invece qui abbiamo la possibilità come cittadini di accedere ad un sito che è validato scientificamente, cioè le informazioni che si trovano in esso sono informazioni tutte che derivano dalla ricerca scientifica che è stata fatta sulla prevenzione dei tumori.